ladro di appartamenti bloccato all'Aquila tra la rifurtiva molti gioielli. La squadra mobile dell'Aquila, in collaborazione con il commissariato di polizia di Stato di Avezzano, ha sequestrato ad un sessantenne residente a Napoli circa 120 monili d'oro, tra cui catenine, orologi, spille, anelli, fedi nuziali, per un totale di circa un chilo di oggetti preziosi, nascosti all'interno di un monovolume di fabbricazione giapponese, modificata appositamente per poter nascondere la rifurtiva, rinvenuta nel vano che solitamente si utilizza per l'airbag. Nel portabagagli è stata trovata anche una smerigliatrice che taglia oggetti in pietra, metalli e legno, che possono essere anche porte d'ingresso e pareti di abitazioni. Nell'airbag sono stati sequestrati anche attrezzi da scasso, tra cui cacciaviti, scalpelli, un tubo in metallo e 4 torce di color nero. Le indagini della squadra mobile del commissariato di Avezzano hanno avuto un'accelerazione nel momento in cui, da una comparazione di elementi forniti dalle vittime di furti avvenuti all'Aquila e nella Marsica, è emerso che nei giorni precedenti gli episodi delittuosi fosse stata notata da residenti degli appartamenti visitati dai ladri una macchina descritta tipo SUV di colore chiaro. Già dalle prime ore della mattinata di sabato gli investigatori della squadra mobile dell'Aquila e del commissariato di Avezzano hanno presidiato i caselli autostradali del capoluogo e della Marsica alla ricerca dell'auto segnalata dalle vittime dei furti. L'autovettura proveniente da Teramo è transitata in ingresso all'Aquila ed è stata seguita dunque dagli investigatori della mobile per il tempo che si è trattenuta all'Aquila girando senza una meta fissa. Successivamente si è diretta verso la Marsica dove è giunta nel tardo pomeriggio aggirandosi nei pressi del centro commerciale Marzi, seguita sempre costantemente dagli agenti della questura dell'Aquila e del commissariato di Avezzano. L'autovettura in tarda serata ha fatto ritorno verso il capoluogo, fermandosi presso l'area di servizio alle porte della città. A questo punto la macchina è stata fermata e condotta in questura, dove è stata perquisita dagli agenti della mobile del commissariato, rinvenendo la rifurtiva e tutti gli attrezzi di scasso provenienti dai furti fatti nei giorni precedenti. L'uomo è stato denunciato per furto e ricettazione.